E mentre i calici si riempiono di vino di colore ambrato, perché è il vino simbolo della produzione siciliana, possiamo dire, il Marsala, approfittiamo di scambiare due chiacchiere con l'assessore regionale all'agricoltura Tony Scilla, qui in visita a questa edizione del Vinitaly, accolto da Francesco Intorcia, che è il responsabile, il titolare, il tuttofare, ecco, di questa meravigliosa cantina di cui veramente il territorio marsalese va a fiero, non solo per la produzione, ma anche per l'importante promozione che fa. Assessore, veramente un ottimo modo per riprendere dopo questi 2 anni di fermo. C'era veramente un grande fermento, una grande attesa. Devo dire che le cantine si sono presentate al meglio, e allo stesso modo anche quello che è la parte amministrativa, predisponendo tutta una serie di attività a supporto di questa importante ripresa. Sì, è il Vinitaly della ripartenza. Purtroppo per 2 anni siamo stati fermi, e quindi oggi vedere questo mondo che si rimette in cammino è davvero importante. Siamo soddisfatti perché la Sicilia è assoluta protagonista, perché possiamo contare, come in realtà, come questa in cui stiamo assaggiando questo ottimo vino, con l'azienda Intorcia. Vinitaly per la Sicilia è un momento di vero rilancio, e serve che un'attenta politica, una intelligente politica possa davvero valorizzare queste eccellenze, perché da un lato bisogna essere moderni, dall'altro lato bisogna salvaguardare la storicità di imprese, di famiglie che hanno fatto davvero la storia di questi nostri territori. Quindi questa sinergia è importante, e sono davvero contento nel vedere tante realtà vitali, nonostante il grande momento di difficoltà. Purtroppo siamo attualmente in un conflitto, no? Pensavamo che la parola guerra fosse ormai una parola da leggere nei libri di scuola, ma davvero oggi, con questa partenza così, ecco, sprint, devo dire che è una ripartenza sicuramente positiva, e ripeto, la contentezza è di poter vedere tutte queste imprese siciliane che possono davvero essere assolute protagoniste. Intorcia lo ha dimostrato nel tempo, e sono davvero contento di poter essere insieme a voi questa mattina proprio per questa partenza del Vinitaly del 2022. È davvero, Francesco, questo è un segnale importante. Come diceva l'assessore, stare qui veramente e avvertire delle... Cioè, ci mancherebbe, abbiamo riempito apposta proprio per inaugurare, insomma, questa ripartenza tanto attesa. Voi non vi siete scoraggiati. Immagino che, insomma, avete degustato i vostri vini con molta calma in questi 2 anni, però ecco, siamo arrivati qua, e davvero, insomma, quali sono le aspettative? Poi nel tuo stand in particolare troviamo veramente di tutto: la storia, la cultura, la tradizione vitivinicola e anche tanto sapore. Grazie. Allora, abbiamo degustato per 2 anni a casa in videoconferenza, quindi questa è veramente una ripartenza, è un momento dal quale ripartire, dal quale cercare di proporre sempre i nostri abbinamenti, e di comunicare comunque un territorio che c'è, una regione che ci assiste, quindi pensiamo al meglio, naturalmente. Bene, io lascio la parola a lui per un augurio, un brindisi. Cin cin.